Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Caro collega, spiace ammetterlo, ma la Presidente ha ragione. Così non va per niente bene. Bravo, l'ha detto chiaramente. Non sono disposto a fare questa vita se le persone attorno a me non capiscono la mia responsabilità, e via. Giusto, e noi che siamo deputati del suo partito abbiamo il dovere di sentire quella responsabilità. Anche perché basta poco per farci tirare addosso accuse di competenza, cialtronaggine o peggio, di nostalgie fasciste. Ma infatti, per difenderci dagli attacchi dell'opposizione dobbiamo farci furbi. Bravo. Bisogna che alziamo la soglia dell'attenzione. Da così a così. A noi! No! No, cosa fai? Sei impazzito. Mi sono lasciato prendere. Ma ti assicuro che di norma sono molto responsabile. Ad esempio, l'altra sera stavo giocando a burraco con degli amici. Sì. E siccome stavo vincendo, vero? Mi è sembrato giusto postare su Instagram il foglietto del punteggio. Bravo! Una responsabilità nei confronti degli elettori. Ecco! Ma appena lo pubblico, ma non mi piovono mica addosso centinaia di critiche degli haters di mezza Italia. No, maledetti odiatori, e tu ovviamente li avrai mandati a fanculo. No! Stavo per... Ma poi ho pensato, fermati! Sei un deputato di Fratelli d'Italia. Bravo! Devi tenere un atteggiamento responsabile. Non puoi mica rispondere, non so, andate a fanculo, teste di cazzo. E quindi cosa hai scritto? E ho scritto andate a cagare figli di puttana. Bravo! Più moderato. Okay. Questo significa essere responsabile, Giorgio, sarebbe fiera di te. Ah, stessa cosa io l'altro giorno, sai, mentre tornavo a Genova da Roma, tanto per cambiare il treno avevo un ritardo di 50 minuti e io ero atteso a un evento che non potevo assolutamente rimandare. Genoa-Inter, insomma. Che responsabilità! E come hai fatto? Il treno marciava a passo d'uomo sulla ferrovia dei Giovi. Hai presente dove c'è il ponte di Campobolone? Quello alto, alto, così. Ma cosa fai? È scappata la responsabilità. Ma devi stare attento. Come ho fatto io col treno. Mi sono detto, sul ponte è troppo pericoloso, qualcuno rischia di farsi male, quindi con grande senso di responsabilità ho aspettato di arrivare in galleria e tacco, ho fatto fermare il treno e sono sceso. Aspetta, aspetta. Mica avrei chiamato l'amministratore di Trenitalia. No, sei pazzo, sono un deputato della maggioranza. Ecco. Ho chiamato Lollobrigida e ho chiesto a lui di contattare con Radio. Bravo! Giorgia sarebbe orgogliosa di te. E lo stesso senso di responsabilità che ho avvertito io l'altra sera al veglione di Capodanno. Sì, Ero a casa dei miei in Val d'Aosta, 1452 metri sul livello del mare. Viva il Duce! No, per favore! No, scusa, l'ho detto, però me l'hai tirata anche. Allora, ero lì in montagna con la mia famiglia e con la scorta. Sì. C'erano anche mia sorella e mio fratello. Okay. Ognuno con la sua famiglia e la sua scorta. Beh, la famiglia tradizionale, una responsabilità anche morale. Bravo, certo, infatti ho invitato anche la famiglia della mia terza moglie. Con la scorta. E anche la scorta, certamente. Comunque, mancano 5 minuti a mezzanotte. È il momento dei botti. Ah, sì. Mio fratello aveva portato 650 euro di razzi e petardi, categoria F4, lanci a fontana con bomba finale di scintille e a ventaglio. Roba che bisogna stare molto attenti con grande senso di responsabilità. Bravo! E infatti, essendo un deputato di Fratelli d'Italia, subito mi è scattato il senso di responsabilità. Ho detto, halt! A noi viva il bambino! Insomma, dicevo, stop, troppo pericoloso. Ci sono anche dei bambini, rischiamo che ci scappa il ferito. Mi spiace, ma quest'anno niente razzi. Giorgia sarebbe fiera di te. Ma scusa, ma i bambini? Ovviamente ci sono rimasti male, volevano vedere i botti. Fortuna che avevo il piano B. Qual è il piano B? Piano B. Fucile a pompa con caricatore magno, un calibro 12 e il disco, è vero? Bravo, i botti, ma con una soluzione responsabile. Esatto, avresti dovuto vedere i bambini contentissimi. E nessuno si è fatto male. A parte mia nonna, vabbè, era già in carrozzina, la gamba non la usava comunque. Senti, ma quel fucile lì te lo porti in giro anche quando svolgi la tua attività di parlamentare? Ma sei matto! Sono un deputato di Giorgia Meloni, sono consapevole delle mie responsabilità. Questo lo tiro fuori soltanto alle feste di famiglia. Bravo, bravo, così si fa. Ciao Floris! Halloy! No! Ciao Gloria! Salutiamo Luca Paolo, salutiamo...